Ragazzi, benvenuti a questo nuovo video di Call of Duty Ghost. Ultimamente sto giocando tantissimi match 2 contro 2 insieme a Dario, il ragazzo che abbiamo provato a trollare insieme a Rampage in uno dei video precedenti. Facciamo appunto un sacco di 2 vs 2 su Call of Duty Ghost, su GB. Abbiamo iniziato così cazzeggiando e alla fine poi ci siamo abbastanza divertiti, quindi abbiamo continuato cercando di scalare con la classifica. Poi per un motivo o per un altro abbiamo deciso di cancellare il team, perché comunque avevamo qualche sconfitta che non ci piaceva, e abbiamo quindi deciso di iniziare una serie che inizierà non da oggi ma dal prossimo video. Una serie in cui l'obiettivo sarà quello appunto di scalare la classifica di GB. Faremo quindi dei match 2 contro 2 cerca di distruggere su Ghost, sempre insieme, dove appunto proveremo a vincere per arrivare nella classifica più alta. Questo match che vedrete oggi è un match di rodaggio con un team che non dovremmo utilizzare, insomma una partita così a caso, ed è una partita molto molto particolare perché abbiamo giocato contro un ex compagno di team di Relix, con cui lui aveva avuto anche dei problemi, inglese ovviamente, non italiano. E niente, non vi dico com'è andata, però guardate la durata del video e intuite come può essere andata. Vediamo se ci arrivate da soli. Non vi dico altro ragazzi, guardatevi questo video, buona visione. Vai, vai, vai B. Minchia, già che mi frame lagga, vabbè, cioè, l'ho detto. Vabbè, non dirlo, sennò Ivan si incazza. Non dirlo, sennò Ivan si incazza. Uno mid. Casa mid, casa mid da loro. Sopra panetteria, come cazzo si chiama? Piazza, piazza, piazza. Piazzando, sto piazzando. C'è il coso antitermico, sto bastardo. Sono mid io, tieni là, ti può arrivare solo da lì, qua. A meno che non si metta a fare il giro. Ok, mid. Ma perché mi challenge se sa che sono lì con la R? Boh, perché Shoney Code non mi vince un frontale ogni volta che lo becco, cioè. Guarda, tutto in testa, tutto il caricatore sulla fronte. Taglia Dario. Sto team fa, cioè, ormai è un team di rodaggio, però comunque se riusciamo a battere Shoney Code, che ha passato Relix. Shoney Code intanto era teammate di Relix e l'ha droppato, cioè. Sì, sì, no, beh, sotto quel punto di vista, sì, è una sega per i miei standard, intendo, cioè. Aspetta, sto flinkando da Ava. No, team B. Posso darmi Dio? Bomba piazzata. Una poste. Preso. Bravo. Andiamo anche assieme. Fermo un po'. Oh, dietro l'auto, fermo. Gli sparo col termico e sci... Ho ferito, è dentro la fegnameria, quel posto là. Oh oh! Vai. Ma il coltello. Questo c'è un hating contro questo tipo per difendere il nostro amico Relix. Matteo, cioè, tranquillo, ti ha droppato, ti difendo io. Vabbè, 2-0, dai. Che poi sarebbe la seconda sconfitta. Rompimi il cancello. Vai. Oddio, frame lag, però. Passa anche io dal cancello, Dario. Ambulanza non ha pushato nessuno, Pusha loro spawn. Ah, che qui stiano girato da... Sì, può essere. Sto passando da barrio, Sai che facciamo? Saliamo sopra, guardami dietro, io sto col termico a guardare il mid, fidati. Abbiamo un minuto, tanto. Qualcuno deve passare mid per forza, cioè. Che uno mid, infatti. Ok, andiamo in A. Dove stai andando? No. No, Leo, ma dove sei andato? Hai detto che siamo in A. Sì, volevo arrivare, faccio. Tra bravi, io. Dai, Relix, sarai fiero di noi. Questo tipo è già la seconda volta che lo becchiamo. Secondo me siamo tipo nella sua blacklist. Sì, ma mai. Ci sta già odiando, io lo so. Minchia, cioè, dirà tipo quei cazzo di italiani. Vai, vai B, tengo amici il mid. Di Matteo. Dove? B, vai B, tengo sempre il mid. Luca, te l'ho detto, quando uso il termico vinciamo. Perdiamo sempre sovereign perché non uso il termico. Fidati di me, è quello il motivo. Che quindi detta le regole del match il termico. Stai dicendo, fidati, che sei un po' il winner factor, No, è il termico il winner factor. Perché gli altri non sanno cosa fare, capito? Perché è troppo forte. Quindi domino le lunghe distanze. Comunque in B non c'è niente. Ok, li ho visti. Qui uno sopra, fermo. Oddio, se lo... No, okay. Oh mio Dio, lo stavo tornando dal mid. L'altro è qua, non ho parole. L'altro è qua, l'ho visto. E qua, vieni. Ma dove, Leo? È andato a destra. L'hai visto? Shot. Dai. Comunque, lo stavo turnando cioè, dal mid era in Edlich. Su quella casa lì, con un SMG, lo stavo turnando. Non ha parole. Let's go. Questo tipo sui V ci lascerebbe a zero, probabilmente. Vabbè, sì, ovviamente. Si invertirebbero le parti. Sì, perché comunque è bravo. Da tendone, pusha tendone. Vai B. Piglia la bomba. Ah, in B? Boh, sì, devo andare tipo mid. Aspetta, in B. Con la PM un'altra kill dal mid.
Panificio hai chiamato. Sto piazzando. Ok, mi date probabilmente. Mid non c'è nessuno. Tengo il mid io. Se ti arriva probabilmente da te. A meno che non sia qui ora. Però ha flankato, flanka, guarda. No, no, c'ero io a bloccare. È da te probabilmente. Davanti. Se arriva da me lo piglio tranquillo. No, sia Idrica che... Fatto l'è ferito, Dario. Leo mi ha pushato mentre ricaricavo, è dentro. Ma che stupido, cioè, shot challenge, io non ho parole. Era feritissimo, troppo. Ma lo so, ma non gli ho sparato ancora. Non sono entrato ad aiutarti perché, cioè, avendo quest'arma del cazzo. No, ma tu non hai capito, cioè, allora, sapevo che arrivava di lì, ho cominciato a sparargli, l'ho mandato shot, ho provato a fare wallbang, però non avevo più colpi, mi ha challengeato, cioè, da shottista. Comunque, ho veramente giocato tutta la mappa con questo termico, non ho mai cambiato sua classe, dall'inizio alla fine. Vabbè, anch'io ho sempre usato le stesse SMG. Sì, però c'è, cioè, il termico è molto più di nicchia rispetto a un SMG, cioè l'SMG lo usi. Sono andati sicuramente in B. Anche se ora sicuramente passa la camperana allo spawn. E infatti, guardalo, lo sapevo, l'ho detto. Camperato dentro quella cazzo di casa, l'altro in B. Sì, sono i god. Pigliamoci ste due kill, camperato dentro la casa. No, se ne sarà andato lì. Probabilmente è a destra nella griglia quella che c'è. Veramente. È ancora lì. Occhio che ora ti mira sicuramente. Io rifaccio il giro di qua, infatti. Vabbè. Outbrainato male, 6-0 secco. Quitta! Che succede, Shoni? Che è successo, Shoni? Mesh più easy della storia della vita. Bravo, bravo, bravo. Let's go.